Oggi siamo qui a Predazzo con l'associazione Sportaveli, che è di Predazzo, e per chi non lo sapesse, noi facciamo sport, tutti gli sport possibili, per i ragazzi di qualsiasi disabilità. Oggi siamo qui all'Atemar, nella magica foresta dei draghi, e vi spiegheremo perché vale la pena di venire qui. C'è una cabinovia che è tra le più lunghe e le più sicure del Trentino, accessibile a tutti, con un panorama di 360 gradi che va dalla Valle di Fiemme alla Valle di Fassa. C'è uno splendido percorso che di una durata di un'ora circa, accessibile a tutti anche questo. Offre un'esperienza divertente e misteriosa a stretto contatto con la natura. Poi non ci dimentichiamo della Baita d'Ardonè, dove troverete delle ottime soluzioni per tutte le esigenze alimentari e la massima comodità e la cucina ottima. Siamo qui davanti al Nido di Drago, questa meravigliosa opera di Landart che costituisce il gran finale alla Foresta dei Draghi. La Foresta dei Draghi nasce ormai 11 anni fa con l'Atemar Montagna Animata ed è un percorso tematico a Gardonè a 1650 metri di quota, a monte della telecabina che porta da Predazzo in quota sul territorio del feudo. Qui il territorio è tutto proprietà della regola feudale di Predazzo che ne cura e ne mantiene le caratteristiche e noi con loro. La Foresta dei Draghi nasce appunto 11 anni fa da un progetto che ha voluto realizzare un percorso fruibile dalle famiglie e quindi anche con bambini piccoli e passeggini e da persone con problemi motori e quindi carrozzabile. Il percorso è 1,4 km ed è tutto appunto studiato fin dall'inizio con una pendenza dolce in modo da poter essere percorso con qualsiasi tipo di mezzo. Tutto è nato 11 anni fa da un racconto inedito scritto apposta per noi da Beatrice Calamari, I draghi dell'Atemar. E sulla base di questo racconto sono state poi progettate le installazioni da parte degli studenti del liceo artistico di Pozza di Fassa che hanno fatto i progetti che poi sono stati realizzati con la supervisione di Marco Nones, un artista locale. Tutte le installazioni sono in Landart, è stata una nostra scelta quella appunto di utilizzare i materiali del bosco e di questo ambiente in particolare per realizzare le installazioni che si trovano percorrendo il sentiero. Da questo poi testo principale, I draghi dell'Atemar, sono stati ricavati diversi giocolibri. Abbiamo adesso una collezione di 9 giocolibri che possono essere utilizzati per percorrere il sentiero sia dalle famiglie ma anche da tutti gli altri utenti. Sono storie che si leggono durante la camminata con dei giochi, disegni, domande, delle prove e quindi viene così, ci si intrattiene facendo anche delle scoperte, guardando se si trovano gli indizi, le tracce dei draghi dell'Atemar appunto. Sull'Atemar Montagna Animata non c'è solo la Foresta dei Draghi, abbiamo 3 sentieri tematici, c'è il Pastore Distratto e il Geotrail e abbiamo altre attività, alcune ludiche, giochi, Alpincostel Gardonè, il Parco Giochi e altre di intrattenimento che sono appunto gli spettacoli. Ci sono spettacoli itineranti lungo i sentieri, uno di questi è anche lungo la Foresta dei Draghi ed altri spettacoli invece che si svolgono nell'anfiteatro di Gardonè, dove si alternano artisti di clowneria, artisti di strada, cantastorie, illustratori che raccontano diverse storie anche sui draghi. Per noi è molto importante l'accoglienza delle persone con disabilità o difficoltà motorie, infatti l'impianto di risalita alla cabinovia è sbarierato e quindi facilmente accessibile, gli addetti agevolano in tutti i modi l'accesso e la discesa poi a monte
e anche appunto la possibilità di inoltrarsi nella natura per queste persone che non devono limitarsi a stare nel rifugio oppure nella stazione a monte degli impianti, ma hanno la possibilità di vivere questo percorso, fare le passeggiate nel bosco e volendo immergersi in qualche storia fantastica, così da passare un'oretta in un'altra dimensione facendo anche dei giochi.